Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video vi parlo degli ex allievi maschi di Amici di Maria De Filippi. Alcuni sono ex allievi di Saranno Famosi, siamo andati così indietro nel tempo. Ma prima di iniziare con il video ragazzi vi voglio ricordare per favore di iscrivervi al canale e mettere un bel like. Fatelo subito perché poi vi dimenticate, invece a me mi date una mano grandissima. Se volete scrivermi o chiedermi qualsiasi cosa scrivete qua sotto nei commenti, cerco di rispondere a tutti, ci provo. Ho dovuto chiedere aiuto a voi perché praticamente io nella mia vita avrò visto i primi, ok, quando si chiamavano ancora Saranno Famosi, forse aveva qualche anno dopo, hanno cambiato il nome, ancora guardavo qualcosina, poco, poi ho smesso totalmente di guardarlo. Dopodiché mi è capitato forse l'anno scorso di girare il canale in TV e vedere qualcuno che cantava, quindi qualcuno l'avevo già visto. E poi quest'anno invece mi sono ritrovata a guardare Amici di Maria De Filippi per parlarne con voi perché finalmente ho deciso di fare i video a riguardo, visto che me ne chiedevate tantissimo e che vanno un sacco di moda, sono i video che guardate di più, quindi ho deciso di chiedere aiuto a voi e di suggerirmi sotto un post chi avrei secondo voi dovuto ascoltare come cantanti ex allievi di Amici di Maria De Filippi e per dirvi poi che cosa ne penso. Allora, mi avete risposto in tantissimi, mi avete fatto un sacco di nomi, alcuni di questi li conoscevo perché comunque fanno parte della storia di Amici di Maria De Filippi e quindi li avevo sentiti, alcuni no, alcune quando sono andata a cercare credevo fossero dei maschi, invece erano femmine, quindi proprio non avevo idea di chi fossero. E piccolo disclaimer, ho cercato solo quelli che mi avete nominato, che sono comunque tanti, e ho escluso tutti i cantanti che poi sono stati insomma famosi. Ad esempio, in tantissimi mi avete chiesto di Valerio Scanu, non ho guardato Irama, Marco Carta, Ultimo, Michele Bravi, oppure Stash, eccetera, eccetera. Magari vi faccio un video su quelli che sono diventati famosi poi, dei ex Amici di Maria De Filippi, così facciamo un altro video ancora. Adesso io direi di entrare nel merito. Non c'è un particolare ordine, semplicemente ho preso appunti su cosa mi avevate, su chi mi avevate suggerito e sono andata via così. Il primo che ho ascoltato è Cricca. Cricca lo avevo qua e là già sentito l'anno scorso e devo dire che subito aveva attirato la mia attenzione. Io penso di potermi sbilanciare e di dire che sia uno di quelli che mi piace di più. Vediamo il perché. Allora, trovo che abbia un timbro molto pulito. A dispetto dall'aspetto, perché questo ragazzo alto, imponente, non mi sarei mai aspettata, cioè non mi sarei aspettata una voce così, mi sarei aspettata una voce più grossa, no? Mentre ha questa voce acuta e non troppo pesante, non è una voce da omone, diciamo, è una voce che avrei abbinato di più a un ragazzo un po' più minuto forse, però sapete che le cose non vanno sempre insieme. Non è sempre vero che un omone ha un vocione. A parte una volta che i ragazzi ho conosciuto il più famoso giocatore di basket cinese, che sembra una barzelletta, ma vi assicuro che non ho mai sentito una voce così profonda. Sarebbe lui, praticamente ha una voce che sembra venire dall'oltretomba ed è ovviamente altissimo. Non posso spiegarvi, non sembrava neanche un umano. In quel caso la voce combaciava. Nel caso di Cricca, invece, secondo me io mi sarei aspettata una voce diversa, comunque bando alle ciance, andiamo avanti. Ha una voce molto acuta, si sente che è quello, la parte del suo range, dove lui si trova meglio a cantare. Senza nessuno sforzo canta Bruno Mars. Sapete che Bruno Mars è un po' come Michael Jackson, sono quei cantanti che sono veramente difficili per gli uomini da avvicinare perché hanno appunto queste voci acute e con questa pasta molto tagliente, molto brillante. Lui canta molto bene Bruno Mars anche nelle parti acute senza nessun problema, quindi questa è una cosa molto particolare. Ha precisione e un buon controllo della voce. Non so, ovviamente,
ovviamente se avesse studiato prima, però sicuramente è una persona che parte già avvantaggiata, è un bravo cantante già di natura. Oltretutto ha una voce acuta ma non stridula, secondo me ha un timbro molto moderno rispetto agli altri del mondo di Amici di Maria De Filippi, non tutti, però almeno nella sua edizione, per quello che so io, di quelli che ho visto ultimamente, eccetera. Era uno che sarebbe stato già pronto per i palchi grandi, ciò non vuol dire che sarebbe stato esonerato dallo studio, vuol dire semplicemente che la sua voce sarebbe comunque stata già pronta per affrontare un palco davanti a tante persone che ti ascoltano senza grossi problemi, senza troppi magheggi da aggiungere. Spero per lui che abbia dei progetti e che siano progetti forti, perché comunque è un ragazzo su cui si potrebbe investire, è anche un bel tipo, quindi ci sta. Io se lo vedo a Sanremo mi fa piacere ascoltarlo sicuramente. Passiamo a un altro che mi avete richiesto tantissimo, ci sono un paio di persone in particolare che su tutti i miei video commentano: puoi parlare di Aaron? Allora vi parlo di Aaron. Ragazzi, vi chiedo scusa, la mia voce non è ancora guarita, spero, faccio un po' fatica a parlare, spero che sia comunque tutto chiaro. Se sentite questo graffio è perché non sto ancora bene. Comunque, passiamo ad Aaron, che di graffio ne ha pure lui. Aaron, rispetto per esempio a Cricca, non ha la voce pulita. Non è una voce lineare, pulita, limpida, è una voce più cranciata, graffiata da rock. È un personaggio particolare perché ogni esibizione che l'ho visto fare, quel poco che si trova su YouTube, perché sono piccoli pezzettini che mette YouTube di Amici di Maria De Filippi, non riesco a trovare altre cose dove sentirlo cantare. Quello che ho sentito, ogni esibizione mi sembrava un artista diverso. Non so se è forse perché era molto giovane e quindi alla ricerca del suo mondo, in base anche a cosa gli proponevano di cantare ovviamente, o se è veramente un artista così poliedrico o che si riesce ad adattare bene, perché alle volte mi sembrava perfetto cantante anni 80, elettro pop rock. Vi metto magari questa piccola clip così potete vedere cosa intendo. Io nell'ed mentre ti guardo il sole, passami un po' di calore. Alle volte mi poteva sembrare perfetto per cantare i Guns N' Roses. È sicuramente un cantante dotato, non ha lo stesso controllo vocale che per esempio aveva Cricca, ma anche perché Aaron va più alla ricerca di suoni diversi, conclusioni diverse, di spostare il suono. Quindi ovviamente quando uno si prende la bega di ricercare, ci sta che alle volte possa perdere il controllo, fin tanto che appunto non ha studiato abbastanza per sapersi muovere e salvare sempre in ogni occasione. Infatti ecco qua che è un po' meno preciso ed è più rock, più sporco. Io l'anno scorso l'avevo intravisto e anche in questo caso subito ho detto: questo è bravo. Passiamo a tutt'altro. Allora, Alberto Urso, avevo intravisto chi era quando aveva partecipato. Per pensare tu lo sai, una voce dentro me. È un po' difficile parlare di lui vocalmente perché siamo in un altro mondo. Cerca di stare in bilico tra lirica e canto pop, canto moderno, ok? Un po' alla Bocelli di un tempo, no? È stato lui alla fine il primo in Italia che ha aperto la porta a questa tendenza, a questo nuovo genere musicale, no? Alberto Urso mi ricorda un po' come i ragazzi del volo, eccetera, eccetera. Cerca appunto di stare in bilico tra le due cose. Ho visto che adesso fa parte dei quattro tenori che ho sentito cantare appunto da Amici di Maria De Filippi. Perché è difficile da giudicare? Uno, perché quando ci addentriamo nel mondo della lirica ci stiamo come addentrando nel mondo della danza classica. Quindi per giudicare un cantante lirico serve un vocal coach, un insegnante di canto lirico o un cantante lirico a sua volta, qualcuno che abbia studiato lirica, perché c'è tutta una tecnica vocale che in parte fa parte anche del canto moderno, ma per tantissimi aspetti non è applicabile al canto moderno, per una questione proprio di come si producono i suoni nella lirica,
Per la ricerca, lo studio che c'è dietro alla musica lirica, al canto lirico, che mediamente non vediamo nei cantanti del canto moderno, specialmente quando stiamo guardando magari Amici di Maria De Filippi, no? Un cantante lirico passa la sua vita a curare la voce e a studiare la voce. Nel caso di Alberto Urso non stavamo parlando di un tenore magnifico. Sicuramente se andiamo a prendere qualche cantante lirico che studia da tutta la vita e gli presentiamo Alberto Urso, mi sbaglio di nome, vi dirà, può darsi che vi dica anche no. Certo che messo all'interno del programma, parlo dell'epoca, no? In quel momento storico, in quel contesto, aveva sicuramente una voce che si era fatta notare tantissimo, se non sbaglio ha anche vinto, ed era molto bravo per i canoni che ci sono in questo programma. Il fatto è che appunto si è dovuto spostare per comunque mantenere la sua posizione anche proprio dal punto di vista produttivo, no, musicale, verso questo canto moderno lirico e sicuramente ai tempi d'oggi avrà fatto anche lui quello che fanno tutti i cantanti di musical theater, appunto di canto lirico, eccetera, e si sarà messo a studiare come un forsennato e a curare la propria voce fino allo sfinimento, fino al minimo dettaglio, al minimo particolare, anche perché quando ci sono delle tournée così grosse come fanno i quattro tenori, come fa il volo, eccetera, non c'è speranza di sopravvivere se non si studia, bisogna studiare e curarsi tantissimo. Sicuramente aveva studiato anche prima e non è questo che voglio dire, però c'è un approccio diverso quando arrivi alle luci della ribalta e comincia a diventare un lavoro veramente molto impegnativo e molto sotto i riflettori di quel genere musicale. Non si può essere mediocri in quel genere musicale, ok? Bisogna essere bravissimi. Adesso passiamo ad Alex Wise. Allora, ragazzi, qua i prossimi due o tre non li avevo mai visti e è un po' difficile per me anche ricordarmi quali sono. Allora, Alex Wise, mi ricordo che ho pensato che avesse un bel timbro, che fosse un bel tipo. Io cerco in questa analisi di parlare di voce, no? È inevitabile ogni tanto cascare un pochino anche sullo stile, no? E sulla personalità del cantante. Però in questo caso cioè, mi sono subito resa conto che il timbro era bello, un bel timbro da ascoltare. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. When you hurt under the surface. Super riconoscibile, non aveva un timbro molto particolare che si riconoscerebbe fra mille, però era molto naturale l'emissione, il suo suono naturale, come anche Cricca, è molto intonato, ha una bella presenza, ha una presenza molto sexy secondo me in ogni caso, nel modo di cantare, nel modo di presentarsi. Dov'è finito però? Io ho provato a guardare un po' e ci sono dei suoi brani, mi ha fatto un po', tutta questa ricerca mi ha fatto un po' tristezza, perché ho visto che c'erano di tutti questi artisti nel periodo in cui erano ad Amici, le visualizzazioni dei loro pezzi sono alle stelle e poi alcuni loro video più avanti, non mi ricordo se è il caso proprio di Alex Wise, ma di qualcuno di questi l'ho pensato, i video più recenti hanno poche visualizzazioni e mi viene un po' da dispiacere perché immagino il contraccolpo e mi dispiace un sacco. Su Alex Wise però c'ho da dire una cosa, ho sentito moltissimo effetto vocale. Non ai livelli odierni di Holden, però veramente tanto effetto vocale. Eravamo già molto molto effettati. Passiamo a un ragazzo che non avevo mai sentito neanche nominare, che si chiama Yasser, credo che si pronunci così. Il primo brano che ho visto suo è stato Somebody to Love. Tipo molto strano, non so nella trasmissione, però visto così mi è sembrato abbastanza particolare come presenza perché è un ragazzo che ha di suo delle doti musicali, una bella voce. Si sente che non c'era uno studio fortissimo alle spalle, però sono di quelle persone che sicuramente possono fare veramente tanto se curano la voce e studiano. Appunto, l'ho sentito cantare Somebody to Love. L'unica cosa che mi mancava in quell'esibizione era un po' di presenza.
Cioè, canta bene, però è come se uno che cantasse in camera sua. Senza offesa, eh. Ovviamente sapete che i cantanti portano sul palco anche il loro carattere. Penso che questo sia il caso. Sembrava un tipo molto strano. Poi ho visto che è stato anche a The Voice Albania. E anche lì ha cantato Somebody to Love. Anche lì ha cantato meglio, però lo stesso l'ho trovato un po' arido, un po' poca delivery, poca grinta forse. Per un pezzo come Somebody to Love, forse sapete perché quando noi vediamo Somebody to Love, ovviamente ci viene in mente Freddie Mercury, che era, cioè, Freddie Mercury era tutta grinta, tanto che alla fine dei concerti spesse volte non riusciva più a cantare e gli altri della band dovevano aiutarlo a cantare i pezzi perché ci dava troppo dentro. In questo caso, ovviamente, il distacco si nota, no? Si nota di più. Però ho sentito che aveva un'agilità vocale, delle scelte musicali belle, avrebbe bisogno di supporto tecnico, secondo il mio modesto parere, che immagino che adesso avrà. Però aveva tanti, tanti colori nella voce, quindi mi è piaciuto, insomma, non l'avevo mai sentito. Allora, parliamo adesso di Luigi. Neanche lui avevo mai visto, forse una volta, però sinceramente non lo so, potrebbe anche essere di no. Sei giù perché ti ha lasciato, non vuoi restare da sola. Luigi è un tipo molto particolare. Allora, come voce, non un timbro molto riconoscibile, non chissà che vocalità agile o virtuosa, e sicuramente di lui vinceva invece il contrario di Yasser, vinceva la personalità, lo sprint, la forza, la comunicazione, e l'ho visto cantare moltissime cose anni 80 e 90, anche qualcosa di più indietro. Ho visto che ha cantato Enrique Iglesias, ha cantato Anna Oxa, sempre con questo abbigliamento, con questo modo che mi ricorda molto Harry Styles, quindi molto fashion, glamour 70. Ho visto che suona la batteria e anche la chitarra, no, non ho visto come, sinceramente. Però vabbè, comunque è un punto in più. Vocalmente parlando, secondo me sarebbe un cantante che può avere il suo posto nella musica italiana senza essere un cantante dalla vocalità stratosferica. Non c'è tecnica vocale e funziona bene la sua voce nei brani molto noti e molto forti, quei brani paracci che diciamo sempre, che sono comunque talmente fighi che anche con poca voce e poca riesci comunque a fare un effettone se sei un tipo che ha stile. Poi mi avete nominato Raffaele, non lo avevo mai visto. Allora, Raffaele è un caso particolare. Tra tutti quelli che ho visto, è sicuramente quello che voleva più avvicinarsi all'R&B. Però, se devo dire la verità, non mi ha convinto. Credo che vocalmente potesse avere il suo perché e la base, diciamo, la sua dote naturale, potesse essere una buona dote di partenza. Però ci sarebbe voluto un sacco di studio, soprattutto per tenere un po' indietro, perché io spesso l'ho visto troppo oversinging, troppo overacting, troppo, no? Troppa delivery, al contrario di altri, no? Poco centrato, non forte nell'esibizione, un po' esagerato, insomma. Credo anche che questo troppo che dicevo sia possa essere anche figlio dell'età, e sicuramente quella è una cosa che si perde, sapeste quante ne ho combinate io sul palco, crescendo, ok? Se riuscite a essere centrati, se sapete di avere questo problema di essere troppo, cercate di centrarvi un pochettino per non essere esagerati. Parliamo adesso di Sergio Silvestre, che subito mi avete nominato. Lui me lo ricordo, non seguivo il programma, però l'ho intravisto nei vari concerti di Natale, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, non c'è poesia di una malattia con te. Sicuramente
sicuramente per il nostro mondo italiano è una vocalità fuori dal comune, nel senso che non ci sono tanti cantanti black in Italia, anzi non me ne viene in mente nessun altro al momento che abbia partecipato ai programmi televisivi, eccetera. C'è da dire che il timbro è un timbro molto bello, profondo, vellutato, tipico delle voci black, e che quindi subito a me mi mette nella mia comfort zone, no? Perché sono le cose che di solito ascolto. Però, proprio perché queste sono le cose che di solito ascolto, vi devo anche dire che sinceramente non trovo che Sergio sia un cantante che, messo tra i cantanti americani black, avrebbe potuto probabilmente avere chissà quale possibilità. Ha fatto successo qui perché qui è la proposta diversa, no? Perché qui è esotico, è nuovo, è l'insolito musicale per noi, no? Però a casa sua, ragazzi, no. Non penso che ci sarebbe stato un posto per lui tra i cantanti di successo come ha avuto successo qui, perché non ha agilità, per esempio, che nella musica black l'agilità è praticamente quasi data per scontata. Non ha potenza, nel senso che spesso sento il diaframma soffrire un po', la voce spinta troppo senza un risultato potente, pochissimo vibrato, pochissimo movimento, pochissimo qualcosa di falsetto sentito, poco. Mi piace di più quando resta rilassato nella parte centrale della sua voce. Insomma, penso che abbiate capito cosa intendo e possiamo, credo, andare avanti. Passiamo adesso a un vecchio amici, che è Antonino. Allora, Antonino io non sapevo, me lo ricordo ovviamente, mi ricordo di averlo visto, mi ricordo che ero giovane, però quando l'ho visto ho detto: questa è una bella voce, alleluia, alleluia. Meno male, io ero super snob all'epoca, io amici no. Quella volta mi ricordo che ho sentito Antonino e ho detto: questo sì che ha un bel timbro. Infatti credo che tra tutti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso sia il timbro più riconoscibile in assoluto. Super graffiato, è naturale, naturalmente graffiato, è proprio suo così, ed è mediamente acuto, nel senso che è, pur essendo lui un ragazzone, non è una voce pesante, profonda e graffiata, ma è una voce un po' alla Terence Trent D'Arby. Ho pensato a Masini pensando a lui, perché il mio cervello fa automaticamente gli abbinamenti, no? Era molto musicale. Sicuramente tecnicamente non molto forte, un po' debole, non aveva un tantissimo controllo della sua voce, pur essendo uno molto dotato, ma diciamo che con un controllo migliore avrebbe potuto fare molto di più. Infatti poi è arrivata col tempo questa cosa, perché tendeva un pochettino ad urlare, ma forse anche perché questo era quello che lui immaginava che ci si aspettasse da lui, no? Questa voce forte, molto, queste voci che spaccano, e quindi probabilmente tendeva a urlare un pochino troppo alle volte, perdere un pochettino il controllo. Quando ho pensato ad Antonino e alla sua voce, al suo timbro, mi è venuto in mente Masini parlando della musica italiana, no? Che ha anche lui questa voce molto graffiata. E fatalità, poi da qui sono andata a finire, ho cercato su YouTube e mi è venuto fuori che Antonino è, o era l'anno scorso, due anni fa, a Tale Quale. E sono stata da una parte contenta, perché mi fa piacere vedere che hanno ancora un posto, specialmente se sono bravi, in TV, insomma nella musica, e sono capitata sul video in cui lui fa Masini. E cioè, ragazzi, lo fa identico. Starei ferma lì e succederà da sé. Lo fa identico perché ci è vicino, e in più, ragazzi, un'altra cosa che volevo sempre dirvi: le persone che sanno fare bene le imitazioni di solito sono
discreti o bravi cantanti, ad esempio Cicchella, che mi fa morire da ridere e con le sue imitazioni è un comico bravissimo, ma è anche un bravo musicista, un bravo cantante, veramente dotato. Questa è una questione di orecchio anche, ok? Se avete l'orecchio appoggiato ad una capacità vocale di spostare i suoni, di modificarli in modo che siano simili a quello che dovete riprodurre, vuol dire che con molta probabilità siete dei bravi cantanti. Infatti Antonino lo faceva lui uguale, ma faceva uguale anche Cocciante, per esempio, che è un altro cantante dalla voce così graffiata, no? Un po' più scura nei colori, e anche lì, vi giuro, uguale, in certi momenti veramente uguale. Credo che sia tecnicamente molto migliorato, però ragazzi, quando era ad Amici era veramente un ragazzino. Sappiamo che ognuno di noi deve avere i suoi tempi e la possibilità comunque di migliorare sempre. Avendolo visto a tale quale, posso dire che è sicuramente molto migliorato anche dal punto di vista della tecnica e mi è piaciuto un sacco vederlo lì. Ecco, la differenza per esempio tra Masini e Antonino è che Masini si assomigliano molto, però Masini è rock come modo di portare la voce, mentre Antonino è più verso il soul, verso il black, quindi le scelte stilistiche sono diverse. Passando all'ultimo, che mi ricordo benissimo perché era il primo Amici, che in realtà si chiamava Saranno Famosi, ispirato al telefilm cult americano, ovviamente bellissimo, che devo trovare in qualche modo, ritirarlo fuori perché me lo voglio riguardare. Non era neanche della mia epoca, era ancora prima, però mi piacerebbe un sacco rivederlo. Comunque, quando era Saranno Famosi c'era Dennis Fantina, ha vinto lui mi sembra, ed era un bravo cantante. Mi ha fatto un sacco di tenerezza vederlo perché sono tornata indietro nel tempo, sinceramente. Mi ricordo che di lui la prima cosa che mi ha colpito è stato questa vaga somiglianza con John Travolta, anche come capelli eccetera, e lui è un bravo cantante, dotato vocalmente, anche lì soliti discorsi, era molto giovane, c'era bisogno di studiare eccetera, però anche lui ho visto che è stato a tali e quali, e quindi mi ha fatto piacere veramente rivederlo lì. Devo dire che lui aveva il classico timbro da cantante italiano, un pochino rauco, non tantissimo vibrato, non tantissima agilità, il classico cantante pop italiano, pop rock, no? Ovviamente stiamo parlando di tanti anni fa, quindi si parla anche che lo stile musicale dell'epoca era diverso, no? È molto difficile fare delle comparison con appunto un Dennis Fantina e un Cricca, perché sono passati tantissimi anni e anche il modo di cantare è cambiato, le canzoni che si cantano sono cambiate come proposte nuove, poi ci sono i grandi classici che si fanno sempre, adesso ci sono c'è molta tendenza a cambiare molto la propria voce, mentre una volta forse si era più naturali nell'emissione vocale. Questo è quello che sono riuscita a tirar fuori con i vostri suggerimenti, sono dovuta andare a fare grandi ricerche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non ho parlato di qualcuno, scrivetelo magari qua sotto, e mi raccomando, stay tuned perché arriverà il video anche della parte femminile di queste ex amiche. Io come sempre vi ringrazio e vi mando un grandissimo bacio.